Ciao ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Oggi appunto continuiamo la rubrica del giovedì di PES, anche se un pochino in ritardo perché ho visto che in giro girano, non so se si può dire così, girano in giro tantissimi video relativi alle varie pescate, immagini appunto postate sui vari social, anche sul gruppo di PES. I tre gruppi di PES in cui appunto il canale fa da amministratore, quindi vi ricordo tra le altre cose di iscrivervi in particolar modo a PES per Play normale, ma anche agli altri due sempre riferiti al gioco PES, però dedicato e quasi esclusivamente per i possessori di Xbox. E dicevo appunto, un po' in ritardo, però ci siamo, la rubrica va avanti. Ragazzi, vi dirò che la settimana prossima troverò un po' di difficoltà a diciamo dare seguito al palinsesto, quindi diciamo che con il video che farò domani, che posterò domani a mezzogiorno, dopodomani, scusate, a mezzogiorno, sabato, che è un video che non ho ancora registrato, appunto vi dirò un po' di cosettine e non è che il canale, tra virgolette, chiude, però ci saranno un po' meno video, molto probabilmente, perché e purtroppo, meno male, il lavoro ovviamente fa da padrone, quindi è più difficile per il sottoscritto trovare tempi e modi per poter fare un video e soprattutto per evitare di fare video senza rivederli e montarli, cosa che purtroppo in queste ultime due settimane è quasi sempre accaduta così. Voi ve ne accorgete perché magari non c'è tagli, non ci sono tra virgolette magari aggiustamenti o qualche effetto particolare. Detto questo, oggi comunque affrontiamo la giornata del giovedì, dove praticamente questo giovedì, diciamo, ci siamo, a dire il vero, da quanto ho letto, chi aveva furia di vedere subito il bel aggiornamento è rimasto un po' deluso, perché ho visto dei ragazzi che hanno postato video sia sul club, su Facebook, su appunto i gruppi che vi dicevo prima, ma anche su altri gruppi, che sono rimasti molto delusi. Perché? Perché alle 8:30 hanno visto che è vero che c'è stato l'aggiornamento, il DCL, DLC, come lo chiamano, quello appunto che prevedeva l'aggiornamento delle rose e soprattutto la promozione in Serie A e in Serie B delle squadre che non erano presenti nel, diciamo, fino a ieri, ma non hanno visto a loro malgrado che, anzi, loro hanno visto a loro malgrado, noi non abbiamo visto perché non si è visto, che praticamente le rose non erano, diciamo, aggiornate, ovvero alcuni giocatori tipo Higuain, tipo Douglas Costa, tipo Chiesa, non erano nelle squadre attuali. Quindi Chiesa era a Firenze, nella Fiorentina anziché nella Juventus, Higuain era sempre nella formazione juventina anziché essere in America, e Chip e Chop. Quindi tutti arrabbiati, tutti, però ora invece l'aggiornamento, se non sbaglio, ora andiamo a vedere insieme, dovrebbe essere completo. Quindi questo video sarà un pochino colposo, perché vedremo tanti cosettini. Poi andiamo a fare anche qualche pescata, ragazzi. Ebbene sì, sono cascato nelle grinfie dello shop, e quindi ho ricaricato, mio malgrado, spero di essere l'ultima volta, di aver caricato l'ultima volta, diciamo, il mio cassetto di monetine, perché mi interessava oggi andare a prendere due o tre pezzettini. Mi piacerebbe di avere squadra, ad esempio Ronaldinho, ma non non sputerei, chiamerei anche Maradona come seconda punta, ma vediamo poi anche questo. Quindi, diciamo, puntata molto colposa, e incominciamo. Allora andiamo a vedere intanto, questo è il momento glorioso, iconic moment. Ci sono praticamente alcuni giocatori che hanno fatto la storia del Barcellona, stavo per dire Real Madrid, quindi grande sfondone. Quindi Puyol, Deco e Ronaldinho. Dei tre, con tutto rispetto per Puyol e per Deco, ovviamente il mio punto, diciamo, sarebbe acquisire Ronaldinho. Ma Ronaldinho, Puyol e Deco non saranno i soli giocatori che potremmo nel momento glorioso andare a prendere, perché il buon Konami ci regala anche un agente per poter pescare un'altra leggenda. Quindi Ronaldinho, volente o nolente, potremmo sia pescarlo degli icon moment del Barcellona, oppure, se abbiamo culo, se si può dire culo a quest'ora, sì, non è mezzanotte ma sono le 7, allora potremmo andarla a prendere dall'altra parte.
Allora entriamo in My Club e andiamoci intanto, come del consueto, a vedere quali sono i giocatori in risalto, quali sono le possibili pescate. Io ci sono già entrato, quindi i premi tra virgolette, perché oggi sapete c'è l'aggiornamento della classifica con i GP in regalo a seconda di dove siete arrivati, quindi promozione e retrocessione base alle partite. Io ragazzi purtroppo sto giocando pochissimo e quel poco lo dedico al alla partita contro il computer per allenarsi, perché io non lo so voi, ma secondo me c'è tanta differenza con il PES precedente. Graficamente magari diciamo al profano che lo vede dice ma è uguale, e forse da quel punto di vista sì, ma dal punto di vista di giocabilità secondo me è cambiato in meglio o in peggio, non lo so, però è molto cambiato. Le difese, a mio avviso, se non giochi bene, non imposti bene e soprattutto non adatti, o meglio, adotti più che adatti, perché adattare qui, a differenza del PES 2020, non si può fare. Quindi se adotti un certo allenatore, con questo allenatore devi mettere i giocatori ad hoc nei ruoli specifici. E nell'eventualità, come nel caso mio, io per esempio terzini sinistri, come sapete, a parte ora che sto ammaxando Biraghi, ma è una palla bianca, poveraccio, che più di bello un po' fa. Ecco, se tu non hai una diciamo un giocatore al punto giusto come l'allenatore intende, è più difficoltoso fare la mano. Quindi io mi sto cercando di trovare inquadratura giusta, una quadratura giusta della squadra, scusate ogni tanto dico degli sfondoni, ma comunque una quadratura giusta della squadra, mettendo facendo appunto, provando le varie formazioni con le partite contro il computer. Ovviamente contro il computer spesso e volentieri uso la squadra, la Club Edition della Juventus che ho preso, perché appunto non consumo contratti, non guadagno GP, ma a me non interessa, perché io provo la squadra per giocare e appunto provare degli schemi. Questo è un pochino il concetto. Poi, come sapete, per chi segue il canale, a me la valutazione conta relativamente poco. Certo, mi dà fastidio perdere e ultimamente mi diverto, anche se perdo mi diverto, non prendo più quelle strusciate che prendevo un tempo, però ovviamente se no non creavo PES, il gruppo PES per play normale, cioè praticamente il play normale si gioca per divertirsi. Poi ovviamente se c'è un punteggio più alto fa onore, ma se ce l'ha come il mio scarso, e pazienza. Questo è un attimino, troppi discorsi, siamo 7 minuti, non ho detto praticamente nulla se non un sacco di chiacchiere. Comunque bene, quindi i video saranno un po' meno, ma saranno parecchio corposi, ragazzi. Cercherò di fare anche un po' più di dirette, quindi vediamo un attimo. Allora, giocatore di risalto, Mbappé non è quel Mbappé che ci abbiamo noi, Questo è un pochino più forte, però ovviamente se si riuscisse a prendere, si fa un mix e diventerebbe la bomba, anche se non è così. Poi, ennesimo portiere Blanc, quello del Oblak dovrebbe essere, non lo so, non vorrei dire mischierate, ma dovrebbe essere è francese e quindi non lo so in che squadra gioca Oblak. Comunque poi vediamo. Poi Thomas Müller, che l'abbiamo avuto nello scorso PES e si è sempre portato bene, non piace, a me non piace come seconda punta, abbiamo già delle nostre seconde punte. E poi c'è Zlatan Ibrahimovic, che fa reparto per conto suo. Poi abbiamo Dani Perreio, che è un centrocampista, ma non ci interessa più di tanto, un difensore centrale che è Degné, che e poi Militayan del trequartista della Roma. Questo è un bel pezzo, anche se, ripeto, in quel ruolo siamo super coperti. Poi un'altra punta, Depay, che non ci interessa del Lione. Poi ecco i terzini, due terzini sinistri, abbiamo una palla nera che è un giocatore, non so che squadra è, comunque Amavi, che è un 86, un terzino sinistro che ci potrebbe far comodo. Poi Goldson, che è un giocatore dei Rangers, che è un difensore centrale. Poi abbiamo Augello, una new entry della Sampdoria, che è un terzino sinistro. È una palla oro con valutazione 80, che ha la stessa, un pochino più basso rispetto al nostro bel Biraghi. Andiamo avanti. Ovviamente noi vediamo se si pesca qualcosa oppure no, se si fa qualche giro. Allora, andiamoci a vedere gli agenti. Allora abbiamo agenti speciali, che sono gli icon moment, quello si guarda dopo le leggende del Barcellona, e poi questi qui che sono artisti giorni, ancora tre volte worldwide ottobre 22 ottobre. Quindi andiamoci a vedere, vai a profilo. Cominciamo da allora. Ci abbiamo un 81,8% di palle nere e 18,2% che sarebbero quelle due
quei due che abbiamo visto prima, quindi, cioè abbiamo Mbappé, Blanc, ecco Blanc, andiamo a vedere dove gioca. Lui gioca nella Madrid Rosa, quindi nell'Atletico Madrid. Abbiamo svelato dal campo Zlatan Ibrahimovic, Müller, Dani Parejo, Mkhitaryan, Depay, non so, Dagne, e poi Amavi, e poi Golzon e Augello. Augello, tagliasto Augello, ha 26 anni, mai sentito. Vabbè, comunque questi sono i giocatori potenziali, poi magari un giretto lo facciamo. Poi abbiamo qui 6 giorni, vai a profilo, anche qui si può fare 2 milioni di giri. Ecco, il discorso è che qui abbiamo poca percentuale di possibilità di prendere un giocatore a palla nera, perché ha 20% palle nere, 30 palle oro e 50 un bel argento. Andiamo a vedere chi sono. Abbiamo Leo Messi, Ronaldinho, poi Puyol, ci sono tre questi Deco. Poi abbiamo Teng Stenger, ce l'abbiamo di già, Busquets, Mediano, dai, Griezmann che non ci interessa, Piquet, men che mai, De Jong, De Jong non è però quello che ci interessa a noi, Pjanic, vediamo un po' se l'hanno messo nel Barcellona, e infatti l'hanno visto, quindi l'abbonamento, l'aggiornamento è stato fatto ragazzi. E poi Lenglet, Jordi Alba, terzino sinistro, Jordi Alba, terzino sinistro, poi Coutinho, che è trequartista, noi ce l'abbiamo di già se non sbaglio, Umtiti, Dembélé, Payet e così via. Allora, poi e quindi, e andiamo di qua invece, vai a profilo e andiamoci a vedere le 100% di palle. Abbiamo Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, ora Cruyff non mi ricordo, Zico sicuramente l'avevamo, ma Cruyff mi sembra la volta scorsa non ce l'avevamo, poi Oliver Kahn, ecco forse l'unico portiere che mi potrebbe garbare è lui. Andiamo a vedere un attimino qui, 91 kg ragazzi, viene addosso di sciagata, non c'è scritto perché non è ancora stato preso. Poi abbiamo Ronaldinho, che non è lo stesso del moment icon, cioè del Barcellona. Poi Beckenbauer, Rummenig, Iniesta, Beckham ce l'abbiamo già, Van Basten, Vieira ce l'abbiamo di già, eccetera eccetera. Allora io direi, giusto per una cavola, perché poi alla fine non è una regola scritta, io direi di fare un paio di giri. Io direi di fare 3 giri del Worldwide e poi un paio di giri di là e poi basta. Poi asserviamoci le cose. Paga con le monete. Andiamoci a vedere chi viene fuori. Ragazzi, mettete carica, io vi ricordo di iscrivervi al canale. Siamo un pochino fermi sulle iscrizioni, quindi vi chiedo di iscrivervi. Rodi tu 500 iscritti sarebbe già buono, ma e poi chi è questo? Allora, vabbè, ecco Müller. Allora, abbiamo il nostro amico Müller, che non è anzi Müller, ma Thomas Müller, quindi seconda punta. Ragazzi, ci stiamo ricostruendo un pochino la squadra della... quindi, ecco qui, vedi, abbiamo cambiato perché avevamo noi impostato come squadra quella del Livorno, la divisa da Livorno non c'è più e lui ce l'ha dato una a caso, ovviamente. Poi ne prenderemo, ritorneremo con il solito paga con le monetine, vediamo un attimino. Viene fuori, io vorrei Mbappé, devo essere sincero, perché poi dopo magari faccio una mazzata, una mixiata, una mix, stop, strip, surprise, niente. Allora, però aspetta, fermati, forse è il terzino sinistro, no, Godzone, no, non è il terzino sinistro, è il centrale, difensore centrale, e Godzone ci si fa un po' nulla, ragazzi, però questo è un altro giocatore che non ci serve, poi gioca a destra, non ci serve e vabbè, non ci serve per niente. E andiamo ancora, non è che ci sia ragazzi, su diciamo i x giocatori, due erano palle oro, una si è presa palle oro, sì, sì, è quello che non ci interessa, quello che l'altra volta alzi nulla, di Thomas un'altra volta. Oh cacchio, però due, cioè, ragazzi, non giro più le munizioni. Benvenuto a noi, due mule, cosa ci faccio con due mule, doppioni clamorosi, uso sulla destra, ragazzi, e che cavolo. E vabbè, diciamo 300 monetine buttate via, perché alla fine
di tre giocatori non so quanto possano giocare questi, eh. Allora, andiamo di qua. Allora, questo si fa un giro per vedere cosa viene fuori. Anche lui da un troiaio di livelli clamorosi. Però c'è gente, ragazzi, che tira giù qualcosa come 15-16 tiri prima di trovare un giocatore, eh. Quindi alla fine, qui, palla nera, chi è questo? Dembélé. Ah, oh, Dembélé non è male. Dembélé non è male. È un esterno sinistro. Non mi gioca. Non disprezzo. Dembélé è un'ala prolifera. Andiamo a vedere le caratteristiche. Non è male. Può giocare. Potrebbe giocare. Vediamo un po'. Voglio andare a vedere le sue caratteristiche. La velocità. Penso che sia super veloce. 92, accelerazione 94, non è tanto resistente, controllo palla 85, colpo di testa niente, non è il suo ruolo, lui deve andare nei dribbling, possesso stretto, sì, vediamo un po' nella sua... no, però non è che sia un grande adattato, a questo gioco, comunque. Vabbè, benvenuto Dembélé. Facciamo qualche altro giro. Vediamo, ora ovviamente verrà la palla bianca come minimo, sempre Spagna, ma questo si sapeva. Palla bianca, si sapeva, una bianca color oro. Un altro portiere, Sergio Alvarez. E chi è? Via, via, portiere offensivo. Così si danno poi tutti i portieri che ci abbiamo, si mettono, diciamo, si mettono tutti nella parte. Resistenza singola, si fa un sacco di resistenze. Pago le monete. Vai, cerchiamo di prendere un giocatore, niente, mi sa che un altro giocatore, poi vediamo se si smette, eh. È venuta ora, no, via, un altro portiere, ah, non è un portiere, però sono tutti giocatori Maximimovic, centrocampista che non serve praticamente a niente, Getafe. Poi ovviamente faremo una cernita, ragazzi, faremo una cernita. Allenamento tattico, che non ci vuole bene, facciamone un altro. Qualche giro si è fatto. Non si è avuto granché fortuna, eh. Diciamo che è parecchio anche, vabbè, un altro giocatore, palla oro. Piano piano. Lodi chi è? O chi è Lodi? Oh, un terzino sinistro. Un terzino, sì, Renan Lodi, un terzino sinistro, no, ma no, ha visto, allora, non è che sia il top del top, io ho già Biraghi, però magari gli posso dare Biraghi e qualche cosettino questo Lodi, Renatino, Lodi, vediamo un po' questo Lodi e i dettagli del giocatore, si è speso un sacco di monetine per cosa, velocità 85, c'è solo 86, resistenza 84, a me non serve che sia velocissimo, però controllo palla, lui è un terzino offensivo, quindi controllo palla mi va bene, passaggio alto quindi mi va bene uguale, tira a giro, vabbè dai, nel nostro come sta? 80, lui giocherà, quindi lui forse è l'unico che verrà messo subito in squadra, ve lo dico perché è un giocatore, allora ragazzi, facciamoci un altro giro poi basta. Tanto ho visto che lunedì fanno schifo le... come si chiamano? Le... poi se ne parlerà. Oh! Icon moment! Uno dei tre, hai visto? Uno dei tre, t'avete chi è? Chi è? Non è Ronaldinho, perché non è, diciamo, di colore. E chi è? Deco. Deco, un trequartista. Regista creativo. Che ti devo dire? Però un trequartista che gioca un po' più su del centrocampo. Ma. Basta ragazzi, vediamo un po' che cosa c'ha di caratteristiche, ed ecco. Non mi piace, ve lo dico. Allora, velocità niente, accelerazione sì. Resistenza 86, controllo palla 92, tira a giro 83, passaggio ok. Andiamo un po' nel nostro 66. Ci butta un po' giù, però ok, basta, ora ragazzi, spende le monetine a fava come dio io, e ora abbiamo già speso abbastanza,
Salutiamo la gente, usiamo la gente. Vediamo chi viene fuori, le leggende. Qui come minimo non ci viene, senti, un Nakata o Kono o no. Non ce ne viene un altro di un certo tipo, quindi... infatti non è di colore. Cruyff, forse è Cruyff. Zitti. Forse è Cruyff. Oh, Cruyff io non l'ho mai avuto dall'altra parte. È una seconda punta. Giocatore chiaro, periodo in cui giocava Johan Cruyff, giocava nel Barcellona, 27 anni, andiamocelo a vedere. Vabbè, diciamo che ci è andata abbastanza bene. Allora, diciamo che questa tornata qui, qualche giocatore può essere inserito. Ora rimetteremo a posto la nostra bella formazione. Andiamocelo a vedere. Allora, controllo palla 89, possesso stretto 89, dribbling 93, poi passaggio alto 89, quindi può fare anche i cross. Tira giro 80, calcio piacere 80, velocità 88 e accelerazione 91 con resistenza 82. Ma diciamo che secondo me è un giocatore che può giocare tra lui, quando noi giochiamo, io perché volevo giocare, ora magari lo vediamo insieme. Ok ragazzi, abbiamo fatto tutto, ho quest'altra gente top, niente. Quindi abbiamo speso un pochino di monetine, quasi 1000 monetine quasi. Insomma. Tanto 10 euro sono 1000 monetine, quindi però bene o male ragazzi alla fine poi allora Stiliche squadra, io ormai mi sono approntato su questo, su questa formazione, cioè su questo schema di formazione. Allora io direi, però come ho visto su qualche giusto consiglio dato da dei ragazzi, non nello specifico su questa formazione, e quindi ora qui si fa un attimino, diciamo, un po' di... cerca un po' di fare un po' di come posso dire, di tutor, no? Ho perlomeno recepito dei consigli che vi do, anche se, insomma, dopo 22 minuti di video... Facciamo così. Questi consigli sull'impostazione della squadra, o perlomeno su chi gioca con un 4-2-1-3, le do in un altro video che posteremo domani. Quindi domani lo troverete, quindi domani venerdì cioè ci sarà a mezzogiorno il video, perché questa settimana la programmazione va avanti come è da un palinsesto. Quindi domani avrete due video di PES, uno che riguarderà la partita la terza partita del Euro 2020, fuori o dentro o fuori, quello lo vedete alla fine, quando vi godete tutta la partita, e più appunto posterò un altro video che riguarderà su questo specifico, di questa specifica analisi di questo modulo, come giocare con questo allenatore in base ai giocatori che ho. Va bene? Allora, detto questo, giusto per finire il nostro video, andiamo a vedere gli aggiornamenti, se ci sono tutti, le squadre, la regina, la gente, ragazzi, non aspettava altro che fare il campionato, di non fare altro che campionato con la regina, con cioè, diciamo, se le dividevano tra regina e eccoli, andiamo a vedere campione, che io gioco al campione. Allora andiamoci a vedere, qui ci sono Ascoli, Brescia BA, quindi il Brescia è rimasto con non licenziato, quindi si chiama Brescia BA ma non ha le cose ufficiali, e quindi ci sono tutti i giocatori, mi sembra, no? C'è anche Donnarumma, Balotelli, c'è sempre Balotelli, quindi Balotelli non c'è, quindi non è secondo me completa, ma basta andare a vedere l'Empoli. anzi Frosinone, Frosi, chi è quel giocatore che conosciamo? Vicenza, Giacomelle, non sono, ragazzi, le formazioni non sono ancora state, perché Arma non c'è più nel Vicenza, poi Marotta non c'è più nel Vicenza, lo so perché io seguo un po' la Serie A, la Serie B, ma anche la Serie C, quindi queste squadre non sono complete. Monza, l'unica squadra, Iocolano non è più del Monza, ma gioca nel Real Madrid, nel Lecco gioca, quindi non c'è più. Poi Brighenti non c'è più, Finotto non c'è più, manca, chi è che manca qui? Fossati non lo so se c'è sempre, manca tanti, ma diversi giocatori, Pisa, poi c'è Reggiana,
anche qui scappini, non lo so se c'è sempre, non c'è più nemmeno scappini, quindi ragazzi, ma basta andare, quindi non facciamo ancora la cosa, non, la master ragazzi non si può ancora incominciare, io la voglio incominciare con le rose giuste, ecco, no, volevo vedere indietro. Allora, per forza serie B, vabbè, andiamoci a vedere, allora, eccola qua, non ragazzi, la serie A, sì, questo va bene, allora, andiamoci a vedere, la Juventus, la Fiorentina, no, ho sbagliato ragazzi, ma porca miseria, non si vogliono fare le ossi, sì, allora, ritorniamo, fa ritornare da capo, simpatico, eh? Allora, partita locale, dai, vediamo, partita locale, dai, su, vediamo un po', allora, scegliamo le squadre, ragazzi, quando uno o fa le ossa, allora, Serie A, ma non c'è nemmeno qui, non si vede qui, comunque ragazzi, avendo visto le rose della Serie B, vi confermo che, a mio avviso, campionato, prendiamo, le rose non sono state aggiornate, sono state aggiornate solamente, quindi si spera che ci sia, allora andiamo di qua, andiamo a vedere Fiorentina, dov'è? Chiesa, Federico Chiesa sempre, quindi ragazzi le squadre Juventus, Szczesny, Rivieri, Higuain, niente, questi sono tutti giocatori che non sono della Juventus, pochi c'è anche. Hanno tolto solo. Che dire, non lo so se c'è sempre. Hanno tolto il mediano. Ora mi viene il nome, ragazzi. Che appunto è andato alla squadra del. Di qui vediamo. Asamoah, non sembra non ci sia più. Terzino sinistro, Biraghi, che quello ci abbiamo noi, ma non è. Nell'Inter, mi sembra non giochi nell'Inter. Il Milan, chi c'è? Paquetà. No, non c'è più. Nel Napoli c'è sempre José Cagliarone, che non c'è più. Vabbè ragazzi, però, andiamo allo Spezia. Lo Spezia, Ragusa c'è sempre, sì. Di Gaudio mi sembra non ci sia più. Nzola, sì. Poi chi c'è? Comunque ragazzi, non è aggiornata. Quindi, allora, situazione ora. Le rose non sono state aggiornate, i campionati sì, quindi squadre le trovate. Io, fino a che non vedo l'aggiornamento, e a questo punto non so quando verrà fatto, secondo me molto probabilmente verrà fatto lunedì, l'aggiornamento delle rose. Io dal mio punto di vista non incomincio una master. Voi direte, mi importa assai, è vero, perché io voglio una master che parta come base dalla situazione, diciamo, di oggi. Quindi, tanto tutto il tempo ce l'abbiamo ragazzi, quindi non c'è. Quindi la master incomincerà quando le rose saranno. Oh, quindi questo è un pochino. Ma con questo ci saranno tanti modi di poter fare i video, quindi i video verranno postati. Molto probabilmente ci saranno più video di PES che non di altri, però questo lo vedremo. Ragazzi, io vi saluto e vi rinnovo, diciamo, vi invito a comunque seguire gli ultimi appuntamenti secondo quel palinsesto, quindi domani a mezzogiorno faremo appunto, posterò il video, sarà postato il video, potete vedere il video della partita, dell'ultima partita del girone del campionato europeo, quello i gironcini, con la squadra inglese. Poi posterò un video, l'orario è da definire, ma porto probabilmente subito la mattina, che riguarda un consiglio su come utilizzare Stiliche, ma in generale su come utilizzare quella tecnica, quella tattica, quel modulo specifico. Con i giocatori ovviamente che io magari anche con qualche giocatore che vorrei avere. Poi sabato invece partita con FIFA 21. Quindi si continua con FIFA 21 con la diciamo le 10 ore, siamo quasi alla fine su quello. Quindi faremo un attimino il Foot Ultimate e non Food come qualcuno ha commentato, ma Foot, quindi FUT. E poi domenica ci sarà il nuovo gioco che comunque il sottoscritto posterà. Poi da lunedì invece
vediamo un attimino, comunque qualche video verrà postato, magari con non più quella cadenza che avevo detto prima, cioè un giorno specifico, che è al 5, può darsi che invece di essere il mercoledì sarà un altro giorno. Poi ovviamente se sarà un po' di confusione, ragazzi, si ritornerà ai vecchi santi. Però quello che vi dico è che purtroppo non riesco, non riuscirò a fare, anche se ho ridotto da due video a un video, però ovviamente è un po' difficile creare il, come posso dire, un buon video senza rivederlo dopo. Quindi questo è un pochino il concetto. Adesso la basta, perché sono 30 minuti, sono video sono troppo lunghi, c'è gente giustamente mi dice che di scorciare, però questo era un video corposo perché c'era l'aggiornamento, c'era il pescaggio, andare a vedere se c'erano le come si chiama, le rose, eccetera eccetera, quindi mi sembrava giusto farlo. Io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a quello che è il palinsesto, almeno fino a domenica, ma comunque a seguire il canale. Ciao.